Ciao ragazzi, buonasera. Intanto se gentilmente poteste presentarvi. Piacere a tutti, Giovanni Pernice. Ciao, sono Erika Tisano. Quando e come avete iniziato a ballare? Abbiamo iniziato a ballare per sbaglio, nel senso. Ci siamo contattati su Facebook perché non volevano che questa coppia andasse a buon fine. Abbiamo insistito contro tutti e contro tutto. Ci siamo messi d'accordo assieme, abbiamo fatto la prova da soli e poi alla fine abbiamo deciso noi due di ballare assieme. Ci raccontate la vostra giornata di oggi? Prego. Io ho 17 anni, quindi vado a scuola. Alla mattina mi alzo presto, vado a scuola e lui, per aspettarmi, fa preparazione fisica al mattino e Pilates, si allena da solo e fa tutto quello che deve fare un ballerino tipo. Mi viene a prendere da scuola, ci alleniamo tutto il pomeriggio, facciamo lezione con i nostri maestri e torniamo a casa soddisfatti della nostra giornata. Non sempre, la maggior parte delle volte. E litighiamo, tra virgolette. Oggi è stata una gara impegnativa. Complimenti, grazie. Per ora insomma ho raggiunto un traguardo importante. Abbastanza. Ma che cosa pensate mentre ballate? Divertire il pubblico e principalmente stare bene assieme, questo è importante. Divertirci, fare quello che è la nostra passione. Ed esprimere appunto ciò che in quel momento stiamo sentendo e basta. Se, secondo voi è più importante nel ballo la componente tecnica o quella emotiva? Perché questa domanda? Secondo me c'è una buona percentuale per quanto riguarda la componente tecnica, ma penso che per arrivare devi mettere anche qualcosa che è in te, perché soltanto con la tecnica non si arriva, al mio punto di vista. Diventerai sicuramente un bravissimo maestro, un bravissimo ballerino tecnicamente, però per dimostrare a chi ti sta guardando penso che devi riuscire a trasmettere anche quello che in quel momento provi tu. Io la penso ovviamente uguale e penso che quello che ci caratterizza a noi è proprio il fatto di essere uniti e trasmetterlo alla gente. Quindi consiglieresti di ballare? Sì. Perché? Consiglierei per tanti motivi. Uno perché ci sono tante bellissime ragazze, quindi se ho un amico normale. E poi anche per esprimere quello che comunque c'è dentro, la persona sente dentro. Poi non tutti riescono a mostrarlo a chi ti sta guardando. Puoi almeno provare. Io lo consiglierei perché è un bello sport e se la prendi come passione può darti grandi soddisfazioni. Grazie ragazzi, in bocca al lupo. Grazie a voi. Un saluto a Dance Sport Service. Seguite Dance Sport Service perché c'è la nostra intervista. Ciao a tutti.